Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video haul. Questo è il video haul più pesante di sempre. Non credo il più costoso, ma sicuramente il più pesante, perché ho una borsa che tengo qui, che si sta tutta rompendo di Tigotà, che non tiene solo cose Tigotà, e poi dopo ho un'altra borsa di OVS dove non ci sono solo cose OVS, ma ci sono anche altre referenze. E sono delle cose che ho preso tra OVS, Lidl, Tigotà, Asos e Scon Cosmetics online, quindi recuperando gli omaggini, pagando solo le spese di spedizione. E che altro ho da citarvi? Beh, se trovo altri marchi ve li faccio vedere subito. Direi di togliermi via le cose più pesanti e parto dal Tigotà, cioè il primo acquisto anche che ho fatto, la prima scelta di prodotti che ho recuperato. Non vi farò vedere tutte le cose perché altre, soprattutto i Biogesan detergenti intimi, glieli ho dati già al mio ragazzo perché era un acquisto che dovevo fare per lui. Questo è il Big Total di Tigotà, ci ha dato dentro, sì, tra l'altro aveva anche uno sconto del 30% su il terzo prodotto di make up o il secondo prodotto di make up, adesso non mi ricordo di preciso com'era la promo. In più c'erano tutti i prodotti della linea Fructis, shampoo e maschera e balsamo, scontati a un prezzo molto più vantaggioso, perché li ho pagati i shampoo 2,99€, le maschere 4,99€ e i balsami 2,99€. Questi prodotti io li ho trovati anche da lì da qua, per dirvi, ma costavano nettamente di più. Allora vi faccio vedere questo qui, che è della linea Fructis. Sono curiosa, so che molti hanno già fatto delle recensioni a riguardo, io volevo un po' provarli perché sto riscontrando di rimanere senza prodotti per capelli, perché li sto terminando tutti quanti. Con i mesi ho fatto una bella cianita di prodotti utilizzandoli e quindi sono rimasta solo con pochissima scelta. Ho appoggiato la borsa altrimenti non ce la facevo a far tenere 3000 cose in mano. Questo qui è alla linea la banana, non è un frullato, devo stare attenta a non divorarmelo. Comunque di Garnier mi piace tanto in quest'ultimo periodo, quando hanno fatto le cose naturali, che lasciano qui dietro tutta la spiegazione dell'inci, ed è un balsamo, questo nutriente, che districa, nutre e ha un risciacquo veloce. È vegano, con una confezione riciclabile e non ha siliconi, per un tocco naturale ai capelli, e vanno bene per questa linea perché ha i capelli secchi. Pensa riciclo, sì, va bene, grazie, lo farò di sicuro, 350 ml con un PAO di 12 mesi, lo utilizzerò sicuramente nel breve, non vi farò le riprese più da vicino, penso possa andare bene così, però magari qualche foto su Instagram, perché no, perché li trovo molto instagrammabili. Facendo una rapida occhiata, un excursus, ho visto che ho veramente tante cose per i capelli. Comunque ho preso anche lo shampoo, si differenzia dal fatto che ha una confezione trasparente rispetto al balsamo che ha una confezione bianca, e anche questo va bene per chi ha i capelli secchi. È un prodotto naturale con 350 ml di prodotto e un PAO di 12 mesi, e questo qui è il classico inci spiegato che fa Garnier per i prodotti naturali, e vedo che ci sono origini vegetali, olio di cocco, banana, profumo o derivati di piante, tutte cose comunque che fanno bene per la nostra pelle, soprattutto pelle, e questi accenti io, mannaggia che li canno, e soprattutto in questo caso per i capelli. Vi ricordo che li ho trovati in offerta a inizio mese di luglio al Tigotà. Sapete che poi io sono fissata e devo avere tutti i prodotti della linea, e per questo ho deciso di prendere anche le famosissime maschere. Ho preso due linee, questa qui è la banana e dopo vi faccio vedere l'altra, che secondo me sono quelle più adatte per la mia tipologia di capelli. E anche questa è una formula vegana, con una formula 98% biodegradabile, dermatologicamente testato, e ha oli vegetali.
oppure questo alla banana per avere dei capelli super nutriti. Adesso sono curiosa però perché non lo hanno usato. Ora mi sono leggermente e mi stava cadendo dalle mani sporcata qui sotto, però ha tipo un odore di milkshake alla banana, non è troppo eccessivo. E questo è un flaccone, anzi un tubetto da 390 ml, pensavo avesse un quantitativo superiore, e un PAO di 12 mesi, l'ho pagato 4,99 euro. Per questo credo che non abbia fatto un affare, ma a ricordo gli sconti erano per lo shampoo e il balsamo, già l'italiano, lo shampoo e il balsamo, perché erano dei nuovi lanci, mentre questo comunque è già presente nel mercato da diversi mesi, come per la linea all'aloe e come anche per la linea alla maca, no, al papaya. C'è anche macadamia, ma io ho preso la papaya. Questo qui, sempre da 4,99 euro, da 390 ml di prodotto e un PAO di 12 mesi. Questo è riparatore. Io ho le doppie punte, i capelli che tendono a sfibrarsi e a rovinarsi, e pertanto ho deciso che anche questa linea doveva tornare a casa per essere provata. Sperando siano dei buoni prodotti, perché i balsamo latte che avevo preso, che erano usciti prima di questi, sono molto acqua e poco sostanza, e quindi spero di aver fatto un grande affare. Fatemi sapere voi invece se avete da dirmi qualcosa a riguardo, magari li avete già provati, vi aspetto nei commenti. Sempre per la logica che io voglio avere la linea completa e utilizzarla tutta insieme, ho preso sia lo shampoo, questo qui con una linea riparatrice che non appesantisce i capelli, da 350 ml, il PAO di 12 mesi. È sempre uguale, sempre un prodotto vegano, biologico, con una forma 93% degradabile. Di questo sicuramente la cosa più difficile da differenziare è il tappo, perché di solito i tappi sono fatti con una plastica più spessa e si fa veramente fatica a ricavare altro materiale da questa plastica più pesante, altrimenti bene o male la plastica delle confezioni, essendo più fina, più morbida, si può recuperare. E ha il 98% di ingredienti di origine naturale. Anche questo qui dietro ha tutta la spiegazione di come viene fatto il prodotto. Pure qui abbiamo olio di cocco, al posto della banana ha la papaya. Per il resto è tutto uguale, perché ha sempre origine vegetale, acqua e profumi o derivati da piante. E vi faccio vedere anche il balsamo. Ma le cose da Tigotà non sono finite qui, perché ho recuperato anche 4 cose di numero di make-up che vi voglio mostrare subito e immediatamente. Mi correggo, non sono 4, bensì 3, quindi sono stata ancora più brava. Ovvero, vi avevo detto che c'era quella promo dove se si prendevano 3 cose di make-up la seconda veniva scontata del 30. In realtà era se si prendevano 2 cose di make-up la seconda vi veniva scontata del 30%. E ho voluto recuperare 2 rossetti, credo che siano una nuova linea di Bourjois, che sono questi qui. Sono dei rossetti che non avevo mai visto, anzi in realtà li ho visti in un video di Kiss & Makeup 01 di Nicole Husser, che li aveva ricevuti direttamente dall'azienda, ma in realtà io in giro non li ho mai più di tanto visti sfoggiare dalle persone. Sono dei rossetti che si chiamano Rouge Velvet Ink e sono dei rossetti liquidi opachi. Vediamo un po' che colori io ho deciso di prendere. Vi posso dire che sono da 3,5 ml di prodotto con un PAO di 24 mesi, e uno si chiama 13 Beige Seller, sì, non Best Seller ma Beige Seller, e l'altro si chiama 06 Rose e Merville. Il prezzo ve lo recupero dallo scontrino. 15,90 euro, di cui uno l'ho pagato a 15,90 euro meno il 4,77 euro, che sarebbe il 30% di 15,90 euro. Me ne apro uno da tutti e due, così vi faccio gli swatch. Vediamo innanzitutto com'è l'applicatore.
non pensavo fosse così. Non ho aperto i prodotti in negozio perché non me la sento di testare, di swatchare i prodotti in questo periodo e se posso evito. E quindi questo è il rose 06 e quello più chiaro è il 13 beige seller e sono questi due colori qui. Allora, ho fatto proprio un filo di swatch, però sono dei colori che mi piacciono, forse di più il rosino 06 più che il corallo. Ma vediamo, spero solo che non siano come quelli di Pupa che vi ho fatto vedere il mese passato, che sono cremosi, come vi ho detto si stampano sulle mascherine e le macchiano anche irreparabilmente. Io ne ho alcune di tessuto e mi hanno rovinato la maschera in tessuto e sono difficili da tenere in posa, pertanto non ho fatto un grande affare. E sempre di Pupa è uscita la nuova edizione limitata Summer, quindi quella estiva, e si chiama Summer Escape. Ci sono due ombretti di questi qui classici che io compro sempre, uno della linea Meta Shadows e uno Intense che dovrebbe essere opaco. Ho preso il numero 001, l'unico metallo che c'è disponibile. Lo so che non avrebbe assolutamente senso, però veniva 13 euro, ho deciso di prenderlo ugualmente. Ha 2 grammi di prodotto, il palmo non so se sia di 24 o di 36 mesi. Togliamo l'antitaccheggio, ho strappato il prodotto, qua la carta a spiegazione, vediamo se ce l'ho qui. 6 mesi addirittura solo, mi ha stupita sta cosa, di solito gli ombretti di Pupa hanno un PAO superiore. E questo è il classico color bronzo, a vederlo così non l'ho sbocciato, lo sbocciamo insieme. E ma che bello, un oro aranciato che si aggiunge alla collezione, bello, super luminoso questo. Richiama il pack esterno che è arancione, forse sono stata attratta dal colore arancione del pack, amando questo colore. E wow, e non ci sono andata pesante con lo swatch. Questo è da provare su tutto l'occhio perché deve essere una figata pazzesca. E quindi questo è tutto l'acquisto che ho fatto da Tigotà. Non ho utilizzato card di Six Continent, anche in questo caso mannaggia a me. E dopo si sono andata anche con il mio ragazzo, avevo preso dei dischetti di cotone per struccarmi della Dema Cup, ma non ve li faccio vedere perché sono già aperti e li sto già utilizzando in bagno. E forse mi stavo dimenticando il balsamo di Fructis della linea Papaya, sono un po' sconclusionata perché mi ha chiamato il mio ragazzo e quindi mi ha fatto un po' perdere il filo logico del discorso. E questo completa tutta la serie della linea riparatrice di Fructis Garnier della linea naturale e prossimamente li metterò in bagno in azione. Prima finirò delle cose che ho di scorta non naturali e non ho tanta roba perché dovrei avere uno shampoo di testa nera, una maschera colorata rosa di Pupa, ho un balsamo latte di Fructis all'avena, mi sembra che mi manca da aprire, e poi che cos'ho? Forse una cosa di Sunsilk e basta, dopo non ho nient'altro. Sono rimasta veramente con pochi prodotti e anche adesso mi viene in mente che ho uno shampoo che mi avevano regalato quelli di Baro Cosmetics con il kit di 50 euro che ho preso, conveniva prendere una serie di prodotti piuttosto che averne solo uno e ci avrò speso sì 18 euro, ma alla fine erano tutte cose che mi servivano. Apro una parentesi molto veloce, anche se vi faccio già i video presentazione, comunque ho recuperato questo e credo anche un altro prodotto della SCON Cosmetics, di una linea naturale di Stoccolma che però viene rivenduto in Italia, presumo dalla stessa linea che rivende sia Ayai che anche gestisce Yamamai.
Sono dei prodotti che devo comunque ancora aprire, ma che vi faccio vedere perché se volete risparmiare e provare qualcosa di nuovo pagando solo le spese di spedizione potete recuperare delle taglie che non sono proprio mini taglie, perché quella che avevo tra le mani era da 50 ml e non sono una bustina o un campioncino, e piuttosto preferisco investire 7,90 euro così piuttosto che un prodotto, il prezzo del prodotto intero che era di 28 euro se non mi ricordo male. Tra le mani tengo la crema rigenerante per la notte della stessa linea, avevo recuperato una maschera viso nutriente con il colore verde, un siero contorno occhi che era quello che mi interessava di più in assoluto, e anche un latte detergente che ha il color rosa fucsia. Vi mostro invece adesso gli acquisti che ho fatto da OVS. Sono entrata dentro questo negozio perché avevo visto un video di Simon Loves Makeup, un bacione, ti saluto e ti ringrazio per il video che avevi fatto degli acquisti che avevi trovato, che avevi deciso di prendere, insomma, dei prodotti coreani tra maschere e cose del genere. Avevo trovato anche dei sieri della It's Skin. Essendo It's Skin un marchio che mi piace tantissimo per quanto riguarda le maschere per il viso, io sono andata sperando di riuscire a beccare qualcosa, invece in realtà non avevo trovato niente e ho ripiegato su altre cose che mi hanno più che altro intrippato per gli ingredienti. Non vedrete in questo video delle bustine, chiamiamole così, di Cosmify che ho regalato a una mia amica che ha fatto gli anni a metà luglio, e sono delle bustine al cocco, lei ama il cocco come profumazione, le avevo preso una crema viso, uno scrub viso e una maschera e pertanto non le ho fisicamente, ma vi posso far vedere un prodotto che ho aperto proprio oggi perché mi sono tolta gli swatches che avevo fatto del video Sixth by Santa, ed è questo qui. Sono delle salviette rinfrescanti della Yes To all'anguria, e rimuovono lo sporco, la sudorazione e il make up. Non vengo da delle salviette di Yes To positive perché avevo utilizzato quelle al cetriolo e non mi erano piaciute per niente, ci aggiriamo sui dai 6 ai 9 euro come costo di mercato, e hanno un 3 mesi di PAO fatti in California cruelty free, non sono testati sugli animali. Vediamo, sono senza parabeni, arricchiti di aloe, fabbricati a partire con un tessuto biodegradabile di origine vegetale certificato FSC e testati dermatologicamente. Grazie mille francese per avermi aiutato. Queste salviette per il viso Yes To alla pastèque, non pensavo che anguria si dice pastèque, si dicesse pastèque, vabbè. Procura una sensazione di freschezza, ma sono anche quello che vi ho detto prima. Non vi faccio la professoressa che mi metta a leggere in francese la descrizione. E quindi perciò questo qui aiuta a prevenire le impurità, a togliervi via il sebo e anche il make-up con un semplice gesto. Staremo a vedere perché quelli al cetriolio li ho odiati terribilmente. Sempre alla linea all'anguria ho voluto prenderne solo una in questo caso, perché ho detto no, non si sa mai, con una idratazione leggera però sempre rinfrescante per tutti i tipi di pelle, ho anche la maschera viso in tessuto. E questa qui è fatta proprio come se fosse una fettina fina di anguria da adiantare, bellissimo come marketing, come presentazione del pack esterno, ha 18 ml di prodotto, è naturale al 99%, qui ci aggiriamo sui 4,90 euro all'incirca come costo di mercato, e penso siano delle cose nuove perché non le ho mai viste in commercio, avevo sempre visto le cose al cocco, le cose al cetriolo, le cose al melograno, ma mai le cose all'anguria. Spero non sia pessima come l'anguria della maschera di Balea che avevo preso l'anno scorso in edizione limitata che aveva fatto il DM. Non passo in un negozio DM da diverso tempo, quindi non so attualmente che cosa ci sia tra Balea e Alverde disponibile, boh, non so se riuscirò a farci un giro,
Però non si sa mai, dato che al lavoro adesso riprendo a fare l'orario estivo, quindi finiremo alle 5, non escludo che magari un giretto alla Lidl di Marcon lo possa fare. E rimanendo sul tema anguria, da OVS io sono andata proprio in fissa con l'anguria, però mi piace sia come frutto sia come profumazione. Cosmo & Fye ha fatto uscire queste bustine che adesso vi raggruppo così, con diverse profumazioni, mi ricordo il cocco, l'ananas, l'anguria, mora credo anche, ma tante altre linee. Infatti viene fatto dalla All My Fye. Quando ho visto All My Fye ho detto no, assolutamente devo prenderle. E il problema è che nell'espositore non c'era scritto il prezzo, quindi sono dovuta andare in cassa e chiedere il costo per ogni singola bustina, che ha un paio di 6 mesi, è vegan, ok, e sono da 40 millilitri ciascuna e dovrebbero costare, se non mi ricordo male, o 4,99 euro o 5,99 euro. Ho fatto conto, le creme 4,99 euro, lo scrub 5,99 euro. Non superiamo i 7 euro di costo totale per singolo prodotto. Vi faccio vedere la maschera viso, che è questa qui, con il 50% di plastica in meno sulla confezione. E questo qui è l'INCI, magari se rimango io ferma vi fate un fermo immagine e vi recuperate tutte le info, è un prodotto vegano. Questo qui invece è lo scrub, voilà, bellissimo, da portarsi in viaggio. Secondo me sono delle bustine molto molto comode perché ingombrano pochissimo spazio e anche come bagaglio a mano potete scegliere cosa portarvi e ci state assolutamente dentro. Non so se vi ho fatto vedere la crema, maschera, non so, vabbè, ma io vi faccio vedere un po' di nuovo tutto quanto in caso taglierò dove serve. E questa è la crema per il viso, magari ecco, facciamo così che si veda un po' meglio l'INCI, perché su questo voglio un po' sottolineare il fatto che siano naturali. E questa è quella della maschera, ma penso di avervelo già fatto vedere. Ok, ritorno a sventolarmi un po' di aria perché sennò mi squaglio. E non credo di prendere altri ingredienti, altre composizioni, perché quello che mi ispirava di più era quello all'anguria. E mi farò dire anche dalla mia amica come si è trovata con quella al cocco. Se non leggete niente in sovraimpressione, vuol dire che lo deve ancora provare. In caso, appena so qualcosa, vi farò sapere. Anche perché anche lei, come me, è piena zeppa di cose di scorta, amante del Cosmo, perché mi fa sempre compagnia. La comprendo se ha altre cose prima da utilizzare, prima di quelle che le sono andata a regalare. Voilà, sistemiamoci un po' i capelli. Per fare la precisina ho trovato lo scontrino. Allora, vediamo un po'. È che le ha chiamate tutte creme tonico. Ma che razza di... Diciamo che, allora, 3,99 euro secondo me è la maschera, quella all'anguria. Poi abbiamo tutte cose 4,99 euro e una cosa 5,99 euro. Da 5,99 euro sono le salviette struccanti, mentre tutte le cose da 4,95 euro, pardon, mi correggo, sono tutte le bustine di Cosmo & Fye. Vado in ordine cronologico, passo subito con le ultime cose prese alla Lidl. Non ho lo scontrino in questo caso perché ce l'ho in macchina per il fatto della garanzia, perché ho preso l'aspiratore a mano ricaricabile, perché in macchina mi sono sempre sassolini, un po' di sporcizia e non ho voglia più di spendere soldi all'autolavaggio con l'aspiratore che hanno loro con i gettoni che devo cambiare dai soldi miei, e pertanto ho deciso di investire 22 euro, costava poco alla fine l'aspiratore a mano, scusatemi, da 40 watt, e in più quello che abbiamo in casa ormai ha la batteria da buttare, quindi facciamo un change, un bel cambio, e lo utilizzo io, ma lo utilizzeranno anche i miei genitori in casa quando serve. E tornando a noi, invece, sono andata un po' a spulciare tutte le cose di skincare di Lidl, ce n'erano veramente tante, anche di cose uscite un paio di settimane fa, e avevo trovato in offerta, credo a 90 centesimi, queste maschere in tessuto. Ne ho presa una idratante e vitalizzante con estratto di melagrana, acido ialuronico e collagene per pelli secche.
Fatemi sapere voi come vi ci siete trovate, non so la scadenza effettivamente, però comunque diciamo che sono andata molto a rilento nell'utilizzo delle maschere e ne ho fatta una proprio ieri sera per terminare il mese di luglio e avere un prodotto in più dato che sarà un mese molto magro. Sono stata veramente presa dall'assalto, dalla pigrizia. E poi dopo ho voluto prendere anche quella idratante rilassante con estratto di tè verde, allantoina e acido ialuronico. Ed è questa maschera qui. Non ne ho trovate di altre colorazioni o di altre linee e ho deciso di focalizzarmi su queste due perché anche come ingredienti non li vado a disprezzare. Ecco, non sono per esempio, che ne so, il cetriolo che non mi piace oppure anche la rosa che cerco di evitare perché non è un ingrediente che preferisco. Se posso scegliere evito queste due cose che vi ho appena detto, cioè rosa e cetriolo. Ma avendo finito nell'ultimo periodo due contorno occhi e non avendone più comprati se non i sieri, pagando solo le spese di spedizione, mi sono focalizzata su nuovi contorno occhi in crema del marchio Sien, uno della Sien Nature, ed è questa crema contorno occhi da 15 ml con 12 mesi di PAO, pagata sui 3,99€, massimo 5,99€, ma stiamo al di sotto di 10€. Linea vegana con melagrana bio e bacche di goji per una pelle più liscia con olio di argan bio. Allora, il fatto che leggo adesso argan bio mi preoccupa un po' perché a me l'argan sulle occhiaie dà reazione. In realtà ho sempre sentito parlare positivamente di questo prodotto, cioè chi si fa la scorta, quando poi io ho trovato uno stand pieno zeppo di, ce ne sono stati una cinquantina, e se avete bisogno fatemi sapere che ve li recupero, non c'è assolutamente problema. Una crema occhi vegana, anzi certificata, scusatemi, e compatibilmente dermatologicamente, no, con una compatibilità dermatologica e oftalmologica, ok, confermata. E poi non ho altro da aggiungervi. E questo packaging composto da 80% di materiale riciclato. Boh, interessante. E questo è il classico tubetto che ricorda molto la crema contorno occhi della Sien Nature, quella bianca con la rosa canina. Le avevo provate tutte e due, non erano poi chissà che cosa. Spero di non aver comprato un prodotto che non mi fa niente sul mio contorno occhi. E non contenta di quello, ho deciso di prendere anche una mousse per gli occhi della linea Ocean Care, sempre da 15 ml, con il potere dell'alga rossa, 12 mesi di PAO, e questa è la confezione che è anche di vetro, 12 mesi di PAO ve l'ho già detto, non so dirvi di più, se non che penso questa mi sia costata un qualcosina in meno o uguale, non so se 3,99€... 5, non mi ricordo, però comunque sono sempre stata al di sotto di 10€, ma anche di 7€. Avrò importato un totale di 40€, ma ho preso l'aspiratore da 22€. Poi dopo ci sono queste due creme contorno occhi che non vi farò vedere nell'immediato perché prima ho altre cose un po' più datate. Di datato mi è rimasto il prodotto della B&B che avevo preso all'Interspar e dovrò testarlo e tirarlo fuori, e anche una cosa di Nonic alla melagrana che avevo preso nel 2018, ad agosto 2018, quindi ha già 2 anni, però sono cose che non sono a contatto con la luce solare e sono distante da qualsiasi fonte di calore, e quindi so che non sono andate male, a meno che non abbiano preso per X motivi aria, non so come, però di sicuro no. Mentre quello della B&B devo stare più attenta perché è un pochino più vecchio. Se vedo che mi danno reazione, lì cestino in toto. E questo, magari non dal finlandese, però vi posso dire che va applicato sia mattina che sera, garantisce una idratazione profonda, riduce efficacemente le rughe di espressione, trattamento intensivo per la zona dei contorno occhi. Staremo a vedere se sarà valido oppure no. Quello che mi ha colpito di più in assoluto sono sempre dei prodotti per i capelli. Magari partiamo dallo shampoo, cosa dici? Cioè, ok,
Tra tutte le cose, essendo scritto tutto in inglese e non avendo più di tanto tempo da star lì a guardare, in più tra l'altro non avevo neanche il carrettino ma avevo tutte le cose in mano, sono riuscita a far stare in equilibrio tutto, ho cercato di prendere le cose che secondo me potevano andare bene per la mia tipologia di capelli in base agli ingredienti che c'erano. C'era il cocco, c'era l'avocado e altre cose. Io alla fine ho deciso di prendere l'avocado perché non è la prima volta che lo vado ad utilizzare come ingrediente sul mio capello. E inoltre ho letto che nutre i capelli, anche va bene per i capelli danneggiati, perciò ci siamo benissimo. Di Nature's Best Bassien, linea vegana, 400 ml di prodotto. Questa bottiglia è fatta con il 30% di materiale riciclato, 12 mesi di PAO. Allora, ha olio di avocado al 100%, spremuto a freddo, nutre i capelli dalla radice alle punte, per capelli stressati, fragili o con doppie punte, e qua ci siamo in toto. Senza silicone, 90% di ingredienti naturali, prodotto vegano, inclusa l'acqua, l'olio di avocado, è noto per essere ricco di vitamine e antiossidanti preziosi. E qui vi lascio tutte le info sul prodotto. Non mi ricordo il prezzo, ma entro i 5 euro, sicuramente. Se prendo lo shampoo, voglio anche il balsamo, stessa descrizione. Qui però abbiamo il 96% di ingredienti di origine vegana e sempre l'olio 100% naturale di avocado pressato a freddo. E basta, sì, questo ha un pizzichino in più, ha un 6% in più di prodotti naturali, sempre per capelli danneggiati, senza siliconi, e va bene per chi ha i capelli danneggiati e nutre dalla radice alla punta. E dato che ho tirato fuori di Yves Rocher una crema leave-in per nutrire i capelli, ho deciso di prenderne una nuova, che è questa qui, sempre della linea Nature's Best, e ha la stessa linea. Questa qui ha il 95% di ingredienti di origine naturale e la stessa caratteristica di tutte le altre, 150 ml con un PAO di 12 mesi. Diciamo che adesso fino a fine anno sto a posto per i prodotti per i capelli, per quanto riguarda il lavaggio, la cura, non ho bisogno di fare su altre scorte. Magari vi rifaccio vedere per bene l'inci anche un pochino più da vicino, in modo che ve lo studiate un pochino meglio, e se volete comunque ci sono anche cose sia per il corpo, per il corpo intendo bagno schiuma, che io non ho preso perché sono piena di bagno schiuma, li devo finire, non ho bisogno di prenderne altri di scorta, e anche o creme per il corpo oppure burri per il corpo, ma anche per quello ne ho diversi ancora da dati, anche alcuni da parte, e pertanto non è necessario che faccia su scorta per questa tipologia di prodotti. Infine ho due ordini fatti da ASOS con una tessera che ho comprato su Sist Continent. Per la prima volta ho deciso di fare un ordine da ASOS, non ho mai comprato da questo sito e la prima esperienza è stata negativa all'ennesima potenza, perché l'imballo era stato fatto male, un prodotto per il peso si è tutto rotto e mi ha riversato tutto il gel per capelli all'interno della confezione, all'interno della scatola, e ho richiesto il reso, mi hanno rimborsato con un buono spesa del valore della merce che ho restituito, e da quello ho preso altre cose, terminando tutto il buono sconto, anzi il buono da 50 euro che avrò tipo pagato 35, fate conto, sfruttando i crediti e tutti i soldi che avevo su Sist Continent che mi erano rimasti, ma non credo che io ritornerei a comprare da questo sito. Il primo acquisto ci ha messo un'eternità ad arrivare dalla Danimarca, sono arrivati tutti con GLS, e fate conto che il primo acquisto se l'avrò fatto il 27 di giugno, mi è arrivato il 10 di luglio, mentre il secondo l'ho fatto il 25 di luglio, 26 forse anche, no anche 27, e mi è arrivato il giorno del mio compleanno, cioè il 30 luglio, e per fortuna mi è arrivato integro, mi hanno fatto un bel regalo almeno, e ho preso sempre prodotti per i capelli di un marchio credo statunitense, io non l'ho mai visto, che si chiama Cantu
o Cantu. E da questo prodotto qui, vi ricordate l'avocado? Ok, quindi ho altre cose all'avocado. Questo qui è una crema per i capelli ricci, idratante, e per contrastare l'effetto crespo e per avere dei ricci ben definiti, liberi. Con 340 grammi di prodotto, non capisco se questo... Innanzitutto ha un 12 mesi di PAO distribuito dalla PDC Brands, fatto negli Stati Uniti, rivenduto da ASOS, credo che sia proprio una esclusiva loro perché non l'ho mai visto in altri siti internet. Magari dovrebbe essere una crema styling, ma vedremo. Dice di non risciacquare, quindi non è una maschera che va risciacquata. Staremo a vedere. Comunque, dato che sto pian pianino finendo tutti i gel e creme styling per i capelli che ho fatto su da dicembre, gennaio 2019-20 e febbraio 2020, perché ho preso delle cose da lì là qua, è arrivato il momento di fare su di nuovo scorta. Styling gel al massimo della tenuta con castor oil, black castor oil e Jamaican black castor oil, quindi un olio dalla Giamaica, castor black, beh, nero, ma castor non me lo ricordo, ma sono 524 grammi di prodotto, mezzo chilo di roba per i capelli, e 12 mesi di PAO fatto con 100% di come si chiama, shea butter, con non mi viene più in mente cosa vuol dire shea butter. Sicuramente ve l'avrò scritto in sovraimpressione perché sinceramente ce l'ho qui e non mi viene assolutamente in mente che cosa sia, eppure lo dico ogni giorno. Non è olio di argan, ma è burro, neanche burro di olio di jojoba, ma è burro di karité. Eccolo qua che ci sono arrivata. Staremo a vedere. Quello che mi è arrivato rotto, non so se era questo che poi dopo ho ricomprato, ma mi si era rotto tutto il tappo arancione e mi ha fatto fuoriuscire il prodotto su tutta la scatola di cartone. Poi ne ho presi due, giusto perché magari uno forse sarà anche poco, alla fine ne ho presi due. Non dovrebbe farvi i capelli troppo duri, di quei gel stile anni, cos'erano i miei, anni 90, no, i primi anni 2000, perché quando avevo i capelli corti avevo sempre il gel tra i capelli per tenere a bada il mio riccio, e non pensavo di averne presi due, quindi vabbè, sperando che sia buono almeno ho la scorta. Dopodiché ne ho preso un altro, questo è diverso, con il miele ed è un anti-shedding. Qua imparo parole nuove. Sempre da 524 ml e questa ha una versione arancione. Pure questo con burro di karité e vediamo un po'. Non c'è scritto granché, vi faccio vedere l'inci, basta che non mi cada dalle mani perché ho paura che se questo cade veramente sporco tutto per terra e butto via un prodotto nuovo per colpa della confezione. Potrebbero rifarla, sì, la confezione, perché non la trovo molto comoda e molto pratica. Certamente questo non è un prodotto che mi porterei in viaggio, ma sarebbe una cosa che mi tengo a casa e che utilizzo quando devo uscire fuori e non per andare a zonzo, ecco. E questo secondo me è il video haul più pesante di sempre, perché non vi ho mai fatto vedere così tanti flacconi da 524 kg, anzi da 524 grammi, perché 524 kg sarebbero 5 tonnellate, è anche un po' troppo eccessivo. Ma basta, credo di aver finito, sì, ho finito. Allora, sì, allora sono rimasta male perché pensavo di aver preso una cosa differente dal sito internet di ASOS.
o che mi hanno sbagliato loro, ma non di certo andrei di nuovo a rifare il reso, perché non ho veramente voglia di star lì a dover andare in uno sportello Poste Italiane per ridare indietro il pacco. Io ho aspettato la prima occasione e SDA che è venuto al lavoro, gli ho sganciato il pacco, per fortuna poteva farmi la prenotazione, si è tenuto giù quello che dovevo dargli. E avete tempo 45 giorni per fare il reclamo, dopo i 45 giorni non vi rimborsano più niente, e se vi rimborsano non vi faranno mai un riaccredito sul vostro conto corrente, ma vi faranno un buono, almeno per quanto è successo a me è stato così, a meno che non sia perché ho fatto l'acquisto con il buono e avevo ancora un po' di valore del buono che mi era rimasto, e quindi mi hanno rifatto questa cifra di 11,99 euro, perché tutte queste cose vengono 11,99 euro, tranne la crema che viene 1-2 euro in meno, ma la cosa che costa di più è la crema capelli, è la cosa che costa di meno, i gel costano qualcosina in più e alcuni erano scontati, tipo quello al miele, secondo me, perché veniva dal primo ordine, l'ho comprato a tipo 9 euro, era scontato, mentre quelli al Jamaican Black Castor Oil, sì, quelli invece li ho pagati prezzo pieno a 11,49 euro. Basta, la finisco qui perché il video anche in questo caso per questo mese sarà diventato lunghissimo. Più cose di skincare, meno di makeup, e per questo sono soddisfatta. Attualmente oggi è il 1° agosto che sto registrando e non ho assolutamente comprato niente, non so se prevedo qualche regalo dai miei amici che vedrò stasera di makeup, non ne sono sicura, in caso ve li farò vedere alla fine del mese, anzi farò il video alla fine del mese, poi dopo se ne riparlerà da settembre in poi. Non ho visto cose eccezionali da Sephora e mi dispiace parecchio, perché di solito mi mandavano sempre per posta un valore di 30 euro, un buono da spendere, e anche il servizio epilazione per le sopracciglia. Staremo a vedere. Io ormai ho la luce che mi sta abbandonando, perché sapete che ho la camera ovest e mi sta entrando tutto il sole, ma spero di avervi aiutato e farvi partecipe di scoperte nuove, perché ho trovato dei marchi che non ho mai comprato e quindi mi faceva piacere condividerveli. E vi aspetto nei commenti per sapere se avete mai comprato qualcosa che vi ho mostrato, come vi ci siete trovate, soprattutto delle cose di Lidl e di Asos. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.